1939. Floyd Gottfredson e Merrill Demeris pubblicano a puntate sui quotidiani statunitensi una storia in cui Topolino è alle prese con un enigmatico furto di macchine fotografiche e in cui un misterioso ladro ruba questi apparecchi per poi distruggerli immediatamente dopo. Questo criminale, molto misterioso e oscuro, si copre per l'appunto con un costume nero come la pece per mimetizzarsi nell'oscurità della notte. Questo villain è diverso dai precedenti affrontati nelle strisce di Gottfredson. La sua figura è più angosciante, tenebrosa, e lui stesso non vuole tanto uccidere Topolino quanto metterlo in trappole mortali per sfidarlo in gare di intelligenza, un po' come l'enigmista di Batman. Gottfredson chiama questo personaggio semplicemente The Blot, la macchia. Ma negli anni 40, quando verrà poi ristampata la storia del suo esordio nei comic book, verrà ribattizzato The Phantom Blot, ossia la macchia fantasma. In Italia, invece, fin dalla sua prima apparizione, il personaggio è chiamato Macchia Nera. Nel finale della sua avventura di esordio, Gottfredson e Demeris decidono di dare a Macchia Nera le fattezze niente poco di meno che del loro capo, ossia il papà di Topolino, Walt Disney. Si dice che Walt non apprezzò molto questo tiro mancino giocatogli da Gottfredson e Demeris, ed è per questo che il personaggio negli Stati Uniti non venne praticamente mai più mostrato a volto scoperto, anzi non venne più mostrato e basta. Bisognerà aspettare il 1955 e l'iniziativa degli italiani Guido Martina e Romano Scarpa per poter vedere tornare Macchia Nera in scena nella classica storia Topolino il doppio segreto di Macchia Nera, in cui tra l'altro il criminale è più in forma e più spietato che mai. Da quel momento in poi altri autori italiani riprenderanno il personaggio, definendone ruolo, carattere e personalità, anche se con risultati un po' alterni. Dopo questa breve introduzione a Macchia Nera, passiamo all'oggetto del video, ossia Tesori International 6, dedicato al Macchia Nera di Bob Hoggle e Paul Murray. Infatti anche nel 1966 in madrepatria si vuole far tornare in scena Macchia Nera e lo si fa addirittura dedicandogli una testata tutta sua, The Phantom Blot. In queste storie però Macchia Nera è un po' diverso dal vecchio genio del male, intelligente, sofisticato e molto crudele. Qua infatti troviamo un personaggio abbastanza clownesco, un egocentrico che veste senza mai toglierselo un costume nero che tra l'altro gli arriva alle caviglie per renderlo ancora più ridicolo, e lo fa in pieno giorno, perdendo quindi il senso del vestire un costume nero per mimetizzarsi nella notte. In tutte queste storie Macchia Nera evade di prigione per poi arricchirsi nei modi più disparati. L'azione è sempre rocambolesca, quasi fosse un cartone del sabato mattina, e gli eventi sono per lo più demenziali e infantili. Da queste premesse parrebbe quasi un numero da buttare via, quale invece secondo me non è. Andiamo a vedere perché. È vero che la figura di Macchia Nera ne esce sostanzialmente svilita in queste storie, però secondo me dobbiamo considerare il cattivone come una sorta di altra versione di se stesso. In queste storie infatti Macchia Nera non si toglie mai il suo costume, è quasi in simbiosi con questo, e vive in una città indefinita con paperie e topi e subisce addirittura le avance di Maga Magò. Tutte le storie sono scritte consapevolmente da Bob Hoggle sopra le righe, insomma veramente gli eventi sono sempre demenziali, nonsense, quindi chi apprezza questo tipo di comicità non potrà non ridere e non trovarle veramente, ma veramente esilaranti. Lo scrittore lo fa consapevolmente, con consapevolezza, e quindi tu non puoi veramente prenderle sul serio, perché inserisce nelle sue trame tante di quelle cazzate che è veramente impossibile prendere sul serio queste storie. Vi faccio qualche esempio per prepararvi a quello che troverete in questo volume. Nella prima storia, per esempio, abbiamo Topolino che si ricorda di avere delle facoltà ipnotiche e suggestiona Pippo a mettersi un lenzuolo nero in testa per fare Macchia Nera. Nella seconda storia, invece, che è la mia preferita in assoluto, ossia Zio Paperone contro l'anonima Bassotti Macchia Nera, abbiamo un'alleanza tra Macchia Nera e Bassotti per rubare a Paperone il suo sacchetto di semi della pianta del denaro. Paperone, per non farseli rubare questi semi, va da Archimede che lo manda nel Medioevo. Macchia Nera e Bassotti lo seguono nel Medioevo, dove però a questo casino si aggiunge anche il Cavaliere Nero che vuole rubare anche lui questo sacchetto di semi. Insomma, siamo veramente a livelli di follia pura.
Impossibile non parlare poi della terza storia, in cui Macchia Nera subisce per l'appunto le famosissime avance di Maga Magò, ma Macchia Nera rimane sempre comunque incappucciato e rende il tutto ancora più ridicolo, perché Macchia Nera sostanzialmente non si leva questo costume e Maga Magò ne è innamorata follemente pur non avendolo mai visto in faccia. È impossibile prendere sul serio una cosa del genere, capite bene. La successiva storia è Topolino e la corona di Tasma, che in realtà è abbastanza dignitosa, è abbastanza scritta bene, quindi non offre quegli spunti demenziali che abbiamo nelle altre storie, anche se alcuni dialoghi, alcuni passaggi sono anch'essi sopra le righe. Poi abbiamo invece un'altra perla, ossia Macchia Nera, ladrone di mare. Allora, abbiamo Macchia Nera che si veste sopra il costume, che ve l'ho detto, non si toglie mai, si mette un costume da ammiraglio. In questa storia, tra l'altro, Macchia Nera si allea nuovamente con i Bassotti per depredare via mare la nave di Paperon de Paperoni, il cui equipaggio è costituito da scimmioni che paga con banane. Poi il finale è veramente una perla del nonsense. Io mi sono divertito tantissimo a leggerla, perché è una storia oggettivamente brutta, però è così brutta che è bella, è un so bad it's so good. Insomma, acquistate questo volume se apprezzate questo tipo di umorismo, perché qui troverete pane per i vostri denti. Tutte le storie sono demenziali e fanno veramente molto molto ridere, se comunque le leggete con lo spirito giusto e appunto se vi piace la comicità demenziale e nonsense. Certamente non compratelo se volete leggere le migliori storie di Macchia Nera o se volete leggere delle storie normali su Macchia Nera, perché queste sono storie speciali, per così dire, che vanno lette con lo spirito adeguato, altrimenti non si apprezzeranno mai. Di contro, i redazionali sono abbastanza scarsi, dato che non ce n'è nemmeno uno che parli delle storie in questo volume. Sono tutti articoli su Macchia Nera, forse riciclati da altre parti, non lo so, ma comunque non c'è nessuno che parli nel merito delle storie di questo volume, e questo è abbastanza brutto per una testata che, come Tesoro International, si rivolge ai filologi e agli appassionati disneyani. Non so se consigliarvelo se siete dei filologi della disneyanità, perché in questo volume è vero che viene portato alla luce un periodo abbastanza sconosciuto, abbastanza oscuro della storia del fumetto Disney, anche se è abbastanza importante ed è comunque interessante scoprirlo se siete dei filologi. Però, di contro, qui non abbiamo tutte le storie della testata dei Phantom Blot, manca infatti il primo numero, ossia l'Ultra Pippo contro Macchia Nera, che qui non è stampata, probabilmente per problemi di pagine, di fogliazione, e invece c'è un'altra mancanza che io reputo abbastanza importante e che non mi spiego, ossia nel finale del numero abbiamo queste gag page di Macchia Nera che per l'appunto sono semplicemente storie autoconclusive da una tavola, e di queste storie ne mancano addirittura 4, ne abbiamo 6 su 10 e mancano 4 tavole, che sarebbero 2 pagine. Non credo che 2 pagine avrebbero fatto aumentare così verticosamente il prezzo, sarebbero state una perdita così grossa per l'editore, quindi è una perdita secondo me questa delle gag page abbastanza grave. Insomma, in sostanza consiglio anche ai puristi di Macchia Nera di non farsi il sangue amaro per questo ciclo di storie, perché comunque sono appunto secondo me da prendere un po' con le pinze, da prendere come se questo Macchia Nera fosse quasi un altro personaggio rispetto al classico Macchia Nera. E inoltre, voglio dire, Macchia Nera ha poi avuto negli anni successivi la sua rivalsa, la sua rivincita, lo stiamo vedendo in questi giorni sulle pagine di Topolino con la terza stagione della serie Darkenblot. Spero di esservi stato utile per decidere se acquistare o meno questo volume e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti!